Benissimo, benvenuti a questo speech. Io sono Francesco Perticari e l'oggetto, il titolo dello speech di oggi è Dalla palestra alla functional boutique e cercheremo di raccontarvi io ed Emanuele Golinucci, che è la persona che più nella pratica perché è come voi, cioè io immagino che mi trovo davanti a un pubblico di persone che abbiano intenzione di aprire o che abbiano un centro o che vivano nel mondo professionale della palestra, del piccolo centro di allenamento. Emanuele, molto più di me, perché lui è sul campo, lui ha 300, lui è stato uno delle persone in Italia che ha come dire, convertito prima questa idea di spostarsi dalla palestra al piccolo centro di allenamento funzionale, e quindi ci aiuterà quando mi farà delle domande molto pratiche, perché qua andremo a fare un excursus di quello che è, per quanto riguarda Trifit. Trifit è, vi spiego anche cos'è Trifit perché altrimenti dovete saperlo. È intanto un gruppo di palestre, di piccoli centri di allenamento funzionale, dove è stato pensato un modello di business legato appunto al piccolo centro di allenamento funzionale, con un programma di licensing, di licenza per poter aprire con il marchio Trifit. Siamo qua accompagnati anche dallo sponsor principale, che è Xenios USA, un'azienda che produce attrezzatura, non so se la conoscete, che si sta come dire, spostando dal CrossFit, dove è leader, al mondo del fitness. Non spostando per spostarsi, spostando perché il mondo del fitness si è aperto al discorso della mente funzionale. Quindi, modello di business di un piccolo centro. Non andremo a fondo nell'aspetto tecnico, anche se parleremo un pochino di aspetto tecnico, perché quello che ci interessa è capire come farlo, come far funzionare un piccolo centro di allenamento funzionale dal punto di vista del business. Una breve introduzione su che cos'è Trifit con una frase abbastanza precisa. Trifit aiuta neo imprenditori del fitness come personal trainer e allenatore ad aprire, gestire e rendere profittevole un centro di allenamento attraverso un metodo completo. Ricordatevi la parola metodo, che è una dei pilastri che servono per far sì che un piccolo centro di allenamento funzionale funzioni. Metodo completo dal marketing alla gestione operativa, che si basa sull'allenamento funzionale di gruppo personalizzato. Perché parliamo di aspetto tecnico e di marketing e gestione operativa? Perché ci siamo accorti di una cosa: se 20 anni fa bastava aprire una palestra, farla carina, metterci dentro degli attrezzi e mettere una segretaria all'ingresso per far entrare gente, adesso non è più così. Non so se avete esperienze di persone, di imprenditori che hanno fatto in questo modo e sono state esperienze fallimentari. Perché ancora prima di trovare i locali, di sapere che cosa andare a fare, occorre avere un metodo tecnico, ok, ma un metodo per attirare clienti. La cosa fondamentale è sapere come fare ad attirare clienti. Adesso i clienti non vengono più da soli. Se una volta bastava aprire e la gente entrava in palestra perché era un trend positivo, adesso non è più così. Ecco perché il metodo di cui parleremo oggi, che non sarà specifico del metodo Trifit, noi vi racconteremo di quello che funziona e quello che noi riusciamo a far funzionare per aprire un piccolo centro, ok? E una delle idee principali è che il sistema deve essere integrato, cioè si deve parlare di marketing, si deve parlare di gestione, si deve parlare di aspetto tecnico. Cosa faremo quindi? Parleremo dell'apertura del centro di allenamento funzionale. Come lo faremo? Parlerò io per quanto riguarda la parte teorica, farò intervenire Emanuele quando ci sarà da spiegare nella pratica che cosa andare a fare.
Perché lo facciamo? Perché è la nostra passione, perché è la cosa che ci piace fare e che riusciamo a fare molto bene. E se alla fine dell'ora ci saranno un sacco di slide, alla fine dell'ora riusciremo ad avere abbastanza attenzione, noi a essere abbastanza bravi da farvela avere, andrete a casa con delle cose pratiche, andate a casa con degli spunti veramente pratici da applicare nel caso in cui abbiate intenzione di aprire o aiutare qualcuno ad aprire un centro di allenamento funzionale di piccole dimensioni, una micro gym. Allora, intanto partiamo da chi è la figura dell'istruttore aspirante che aspira ad aprire un centro del genere, e la figura della persona che mediamente intende avvicinarsi a questo tipo di imprese, di modello di business. Intanto è un appassionato, una persona che insegna e che ha passione in quello che fa, cioè nell'allenamento, gli piace allenare le persone e far sì che le persone stiano bene. Di solito un istruttore è molto bravo nel proprio lavoro, perché il pensiero che da cui nasce tutto è: bene, faccio l'istruttore, faccio star bene le persone, di solito sono sottopagato, comunque con contratti non proprio sono tutelanti, perché devo lavorare per una struttura e non fare qualcosa per me in modo da capitalizzare l'investimento nel futuro. È una persona che decide appunto di mettersi in proprio, di dire: bene, voglio investire su di me, investire sul futuro, magari avere mettere lì un investimento, un capitale per poi produrre utile, che è il lavoro dell'imprenditore. A volte non si rende conto di quello che sta dietro la gestione, perché come dicevo prima, pensa che aprendo un centro, prendendo un locale in affitto e aprendolo al pubblico, la gente possa entrare dentro tranquillamente, con facilità, perché è bravo, perché è conosciuto. E questo è quello che noi ci troviamo spesso che incontriamo nel caso di questi imprenditori. A volte però ci troviamo anche di fronte a persone molto brave, molto preparate, a cui manca il coraggio di fare il passaggio imprenditoriale. Fare l'imprenditore è un nuovo lavoro, si deve passare dall'istruttore, da essere un istruttore a essere un imprenditore, a rischiare, ok? Ad avere il coraggio. A volte manca questo, manca anche a persone veramente molto brave. Altre volte mancano le risorse. Qual è secondo voi la risorsa che manca di più? L'ho già accennato. Fa una domanda a bruciapelo, vi rispondo io. La risorsa che manca di più è proprio l'atteggiamento imprenditoriale. È capire che quando si fa una cosa del genere, per quanto piccola, per quanto si parli magari di un centro da 120, 150 metri, il proprio ruolo cambia, non si è più istruttori del centro, ma si diventa imprenditori. E a essere imprenditori non ce l'ha insegnato nessuno, mentre ad essere bravi istruttori ce l'hanno insegnato, ci sono un sacco di corsi, ci sono un sacco di possibilità per farlo. Essere imprenditori bisogna imparare, ci sono delle cose da sapere, e speriamo che in questa velocissima esposizione vi possiate portare a casa qualcosa di quello che ci vuole per essere imprenditori. Le competenze che mancano sono quasi sempre quelle, non mancano competenze. Io vedo che in Italia il livello degli istruttori, a mio parere, è abbastanza alto, c'è un livello tecnico piuttosto alto. Spesso c'è l'equazione: sono bravo tecnicamente, posso diventare bravo anche dal punto di vista del business. Questa equazione non è sempre vera. Qui lo so che faccio un'introduzione abbastanza, parto da lontano, però è importante che io la faccia. Ci sono una spinta che porta un istruttore a diventare imprenditore, ad aprire un piccolo centro di allenamento funzionale, è il concetto di libertà. Si vuole sentire più libero, ok? E quando tu sei dipendente, la tua libertà è limitata, ok?
sei, come dire, nelle mani dell'imprenditore che ti dà lo stipendio, per cui se l'attività va male non dipende da te e potresti andare male, soprattutto in questi tempi, dove il Covid ha cambiato veramente le prospettive del settore, ha cambiato veramente quello che prima era vero, sta diventando davvero sempre più complicato e sta per essere messo in discussione tutti i giorni. Quindi il primo livello, che è quello con la minor libertà possibile, è quello del dipendente. Noi dobbiamo fare un salto. Alcuni di voi l'hanno fatto, il salto, facendo, che ne so, il personal trainer. Il personal trainer è quello che è il libero professionista nella vita lavorativa normale. Il personal trainer è un libero professionista che ha un livello di libertà maggiore, ma non è ancora libero. Perché non è libero? Perché le sue ore dipendono, cioè scusate, il suo guadagno dipende dalle ore che è in grado di fare. Okay? E per mia esperienza so che un personal trainer che lavora molto bene con le persone, quando fa 6-7 ore si porta a casa tutta una serie di fatica fisica, di fatica mentale, per cui è difficile poter pensare di fare di più. Quindi 6-7 ore al giorno di personal training credo che siano veramente molto impegnative. E per quanto si faccia pagare molto, lui ha un limite, che è quello dato dalle ore di lavoro che fa. Per cui può guadagnare di meno se un cliente si ammala, se un cliente lo abbandona, se un cliente lo lascia, ma di sicuro non può guadagnare di più a meno che non trovi il VIP che è disposto a pagarlo oro, ma sono casi molto rari. Quindi è un grado di libertà un po' più ampio di quello del dipendente, ma comunque è limitato dalle ore di lavoro. Poi c'è quello di cui abbiamo parlato fino adesso, il grado di libertà dell'imprenditore. Ora, io che lavoro con molti imprenditori, perché nella mia attività faccio anche consulenza, mi accorgo che se una volta l'imprenditore era quello che aveva il massimo grado di libertà, adesso spesso ci troviamo, mi trovo davanti a degli imprenditori che per gli impegni, la fatica fisica, la fatica mentale di portare avanti un'azienda, mi sembrano meno liberi di un dipendente, perché poi il lavoro a casa se lo portano. Però diciamo che ancora c'è qualche possibilità. Quello che stiamo facendo oggi è per dirvi che esiste una possibilità di guadagnare bene, di fare bene, di guadagnare anche molto, avendo una vita insomma, soddisfacente anche dagli altri piani, quindi senza dover lavorare 12 ore al giorno e doversi come dire, impegnare, dedicarsi al 100% al lavoro. C'è il quarto grado di libertà massima ed è una figura che non so a quanti potrebbe interessare, però io è giusto che sul piano teorico ve la dica, ed è l'investitore, chi mette i soldi in un'attività e non ci lavora dentro, affinché questi soldi alla fine dell'anno producano un utile per lui. Questo è il massimo grado di libertà, dove però è chiaro che ci vogliono le risorse finanziarie. Questo cappello era importante perché ci mette a confronto con il discorso della responsabilità. La responsabilità che dobbiamo avere quando abbiamo un centro di allenamento o comunque quando facciamo impresa è di diventare abili a rispondere a delle situazioni. E spesso mi sento dire dalle persone che si avvicinano a questo mondo e che magari non hanno i risultati che vogliono, la nostra zona è diversa. E le zone sono tutte diverse, ma i principi per le quali le attività funzionano sono davvero sempre gli stessi. La concorrenza è più agguerrita. Sì, adesso ci troviamo di fronte a Cesena, vi faccio l'esempio, quest'anno apriranno due low cost, in una città da 100.000 abitanti apriranno due low cost. Non lo so che cosa possa succedere. Noi che con Trifit abbiamo due centri a Cesena, uno nei dintorni, siamo abbastanza tranquilli. Ne ha
apriamo il terzo fra due settimane. E apriamo il terzo fra due settimane, quindi non, come dire, non abbiamo paura se non dobbiamo aver paura se rispettiamo tutta una serie di principi che vedremo. Io andrò abbastanza veloce perché le slide sono veramente tante e vorrei andare sul solo. I collaboratori se ne fregano, questa è un'altra frase che si dice. Io, allora, è chiaro che quando uno apre un piccolo centro non pensa inizialmente ai collaboratori, no? Perché un piccolo centro di allenamento di 150-200 metri si presume che una o due persone, magari soci, magari della stessa famiglia, lavorino dentro e portino avanti il discorso. Però nel momento in cui il centro parte, fare i conti con i collaboratori bisogna farlo perché per il principio di prima, dove non dobbiamo essere affogati, non dobbiamo creare un'azienda nella quale diventiamo prigionieri dell'azienda, per cui dobbiamo stare dentro 12 ore al giorno perché per far tornare i conti dobbiamo fare le pulizie, dobbiamo fare l'apertura, dobbiamo fare la chiusura, eccetera, eccetera. Se abbiamo fatto questo abbiamo sbagliato qualcosa. Non abbiamo rispettato quei gradi di libertà di cui si parlava prima, ci siamo andati a incastrare in una situazione dove invece di costruire un'azienda che produca per noi, non abbiamo fatto altro che lavorare per l'azienda, e questo non va bene. Okay? Dovremmo fare i conti con i collaboratori. I collaboratori sono lo specchio di come siamo noi, di come l'imprenditore, di che cosa ha messo dentro al business l'imprenditore. Le persone non vogliono spendere, anche questo è una credenza sbagliata, le persone spendono e continueranno a farlo, anche in tempi di Covid. È chiaro che cambiano le esigenze, ma le persone che vogliono essere accompagnate in dei percorsi e che sono disposte a spendere quei 2, 3, 5, 10 euro in più a lezione esistono ed esisteranno. Noi dobbiamo avere chiaro dove dobbiamo andare, poi lo vedremo. La clientela è troppo esigente, in Italia è impossibile lavorare. Allora, sull'ultima devo dire che in Italia è abbastanza difficile lavorare. Un imprenditore che in Italia lavora mediamente bene, all'estero secondo me potrebbe essere un imprenditore di alto livello. È difficile, è vero, ma non è impossibile. Concetto che non si prende mai in considerazione, ma che si ricollega al discorso dei collaboratori, è il fatto della delega. In Italia, e questa è la mia esperienza perché lavoro con tanti imprenditori, c'è veramente poca cultura della delega. La delega è un processo che va imparato. Ed è un processo non facile, perché all'inizio è molto più facile per un imprenditore, per chi deve guidare le persone e fare le cose da solo, ok? È molto più facile. Ma se tu fai le cose da solo, comunque dai delle prescrizioni, la famosa delega operativa, io ti dico cosa devi fare e tu lo fai, cosa succede? Che intanto dobbiamo controllare la persona e poi non facciamo crescere le persone. Ancora più spesso si fa una cosa peggiore, la delega in bianco, che sarebbe a un commerciale: devi farmi questo fatturato, non me ne frega niente di come lo fai, fallo. Pericolosissima la delega in bianco, perché poi se il dipendente o il collaboratore sbaglia qualcosa vi potrebbe anche rovinare. Io adesso non entro nel merito della delega più interessante per un imprenditore, che è la delega di responsabilità, che è fatta di obiettivi, di criteri intermedi e di step di valutazione, okay? Dove alla persona si dà il compito di raggiungere un risultato e questo viene controllato per step. È difficile, è una cosa che l'imprenditore deve imparare, che noi, se abbiamo a che fare con le persone, dobbiamo imparare, ok? Nei nostri corsi in Trifit lo spieghiamo in maniera molto più approfondita, perché è davvero un allenamento, è davvero come allenarsi. I numeri, sui numeri c'è poco da dire. Io adesso ho fatto un sacco di parole, e quando si apre un centro di allenamento o qualsiasi altra impresa bisogna sapere raccontare quello che si fa attraverso i numeri, cioè i numeri parlano.
e i numeri devono parlare. Se voi avete un progetto in testa e mi raccontate, oggi allora abbiamo deciso di prendere uno spazio di 200 metri nel centro di una piccola città e fare allenamento funzionale più personal training con attrezzatura di livello eccetera eccetera, non mi avete raccontato il modello di business. Il modello di business si racconta con i numeri e i numeri devono tornare, ed è una cosa che noi, avendo a che fare molto spesso con persone che si avvicinano a questo business, vediamo che manca. Cioè, le persone non sanno nemmeno a cosa vanno incontro in termini di spese, e noi dobbiamo averlo chiaro. Cioè, i numeri devono parlare, il nostro modello di business deve essere fatto parlare attraverso i numeri. Può farsi un po' di contatto? Sì, sì, volentieri. Ok, certo. E per fare le scelte giuste nel business bisogna avere una panoramica completa, che sarà velocissima, perché dobbiamo avere un po' il quadro generale di quello che succede in Italia. Questi dati sono del 2018, probabilmente molto simili nel 2019. Purtroppo quello che è successo, che succederà nel 2020, ancora è presto per dirlo. Allora, intanto il mercato del fitness in Europa conta 62 milioni di iscritti, un più 4,6% di club nati appunto nel 2018, con un 3,5% di iscritti. Il fatturato fitness più grande del mondo, in euro più 1,2%. Il mercato del fitness, il tasso di penetrazione è quante persone fanno attività fisica in Europa, 7,8, se consideriamo le persone sopra i 15 anni 9,4. L'abbonamento medio mensile è di 38,60 euro. I primi 30, ecco, questa cominciamo a definire un po' la macro situazione in Italia rispetto a quello che succede nel resto d'Europa. I primi 30 operatori detengono il 24% del mercato in Europa, ok? Pari a 15 milioni di iscritti. E sempre in Europa i primi 10 operatori hanno fatturato 3,3 miliardi, 5 di questi sono low cost. Quindi quello che sta avvenendo in Italia con l'arrivo del low cost è una cosa, come dire, è una tendenza europea. Che cosa succede in Italia invece? Abbiamo 5 milioni di iscritti su 7.700 palestre, centri fitness. I numeri delle palestre sono sempre molto controversi, perché noi qua in Italia abbiamo questa grande incertezza sulle associazioni sportive, e quindi però direi che questi dati non si sbagliano molto, fotografano bene la realtà italiana. Il 9% della popolazione totale svolge attività fisica all'interno di un centro, quindi diciamo una media di 709 iscritti per centro. Questo cosa vuol dire? Che i centri sono già mediamente abbastanza piccoli in Italia. In Italia non ci sono grandi realtà, tanto è vero che lo vedremo vedendo i dati, non ci sono le catene che adesso si stanno sviluppando, non sono così diffuse come nel resto d'Europa. Infatti i 10 principali operatori detengono solo il 3% di tutti i club e il 9% degli iscritti sul totale nazionale. Vuol dire che davvero le catene influenzano poco il mercato ancora. Il confronto è questo che volevo farvi vedere, per farvi vedere la differenza di quello che succede in Europa e quello che vi ho appena detto adesso. I 10 principali operatori detengono solo il 12,15 di tutti i club. Scusa, non solo, detengono il qui c'è un errore di battitura. Detengono il 12,15% di tutti i club. In Italia i 10 principali operatori detengono solo il 3%. Questa è la differenza. Quindi, cosa vuol dire? Nel resto d'Europa ci sono grandi catene, grandi gruppi che hanno in mano una bella fetta di mercato. In Italia il mercato è polverizzato su tanti piccoli centri. Questi sono i principali operatori fitness e numero di club in Italia. Ci interessa relativamente poco. E queste sono, perché ci sono anche catene di micro palestre, che questi sono i più famosi, quelli che si conoscono meglio, piccoli centri soprattutto legati all'elettrostimolazione. Quindi, quale modello di business sta funzionando?
Il passato era la palestra, il presente da 10-15 anni è stato il personal. Il personal è facile farlo funzionare perché le persone si attaccano abbastanza facilmente alla persona, hanno bisogno di essere seguiti, di essere preso per mano, però vedremo che il personal, almeno Emanuele l'ha visto perché 15 anni fa, 12 anni fa è partito facendo personal training, si è accorto che c'era qualcosa che non andava nel business. Cioè, con questo non stiamo qua a dire che i centri di personal training non funzionano. C'è chi ne ha fatto un business e che lo sta facendo funzionare molto bene. Ora, secondo noi, il modello di business più efficace nel mercato è quello dell'allenamento di gruppo personalizzato. Cosa vuol dire? Piccole classi che vengono seguite molto bene. Il futuro per noi è appunto la mini class. E lavoriamo in mini class per due motivi. Beh, perché intanto sono maggiori guadagni mediamente. Se voi da un cliente singolo vi fate dare come personal 40 euro, se avete 6 clienti che vi pagano mediamente 10-15 euro, capite che il guadagno per il centro è molto più alto. Per gli allievi è il giusto rapporto qualità-prezzo, perché un personal pochi se lo possono permettere, soprattutto nella lunga durata, mentre nei nostri centri abbiamo un tasso di fidelizzazione molto, molto alto, perché tutti si possono permettere di spendere un pochino di più di una palestra normale e diciamo abbastanza di più rispetto a una low cost, però avendo un servizio di un certo tipo, ma soprattutto essere godere di quel posizionamento di cui vi parleremo nelle prossime slide, che è la base dell'apertura dei piccoli centri, e cioè l'aspetto di marketing. Rispetto a quello che è il mercato attuale, maggiormente seguiti, diciamo, il cliente è maggiormente seguito rispetto al gruppo gym. È una personalizzazione, perché nei nostri centri l'allenamento viene personalizzato, si tiene conto dell'individuo, si tiene conto delle sue caratteristiche fisiche, dei suoi obiettivi, ma all'interno di un contesto dove non hai bisogno di seguirlo personalmente. E poi ve lo spiega bene Emanuele, perché è l'ideatore del metodo. Le persone si sentono appunto finalmente seguite. La gestione del mini class è semplice? No, perché se voi parlate con chiunque faccia questo tipo di lavoro, dice: io sì, faccio mini class e faccio un lavoro individualizzato, per cui conosco i miei clienti e faccio in modo che ogni cliente venga seguito in una maniera particolare, ok? Me lo dici, ma poi a farlo come si fa? Emanuele ha codificato un metodo, e il metodo è veramente, come dire, scalabile. Deve essere presentato in maniera facile al cliente, scusate, al proprio dipendente. Il dipendente deve diventare un braccio del vostro modo di fare. La persona non si deve accorgere che in questo momento c'è il capo che è più bravo di tutti. Deve entrare nel centro, e con chiunque faccia allenamento dei ragazzi del centro deve trovarsi nello stesso modo, altrimenti la scalabilità non è possibile raggiungere. Quindi non è semplice, non è assolutamente semplice, è un lavoro, ed è un'altra di quelle cose che noi spieghiamo nei corsi tecnici Trifit, che non sono corsi dove si impara a fare allenamento funzionale. Tu a fare allenamento funzionale devi essere già in grado e lo devi già conoscere. Noi ti spieghiamo come fare a farlo diventare un allenamento di qualità, cioè gestire le classi in maniera personalizzata, quasi da person, ma chiaramente mai con il livello di personalizzazione di person, okay? Questo non lo possiamo dire e non lo vogliamo dire. E quindi l'obiettivo qual è? Costruire un'azienda che funzioni anche senza di te. Se diventi un imprenditore, crea un progetto per farti servire dall'azienda, creare utili, delegando il lavoro a terzi. Questo è un po' l'obiettivo del costruire un centro di allenamento con noi. Devi assolutamente produrre utili. Io lo scrivo e voi direte: ma sì, ma cioè, che cavolo di banalità ci stai dicendo, Francesco? Ve lo dico perché mi trovo a volte di fronte a persone che non hanno chiaro questo concetto. Ci sono persone, ad esempio, che aprono un'attività, per quanto piccola,
okay? Non hanno chiari i numeri e i conti della loro attività, talmente poco chiari che confondono le spese personali con le spese del centro. E quindi magari si lavorano, si fanno il mazzo e poi dicono: ah, però non guadagno. Ma scusa, cosa metti dentro ai costi di questa piccola azienda? Ci mettono costi che non c'entrano niente con l'azienda. Quindi io sono costretto a dirvelo, perché è giusto che abbiamo poche idee ma molto chiare. Hai dei dipendenti, ogni giorno le persone che lavorano con te faranno delle azioni direttamente proporzionali alle tue capacità di avergli insegnato cosa fare. Quindi se c'è ecco perché non giustifico mai: ah, non trovo le persone, la gente non ha più voglia di lavorare. Può essere che sia difficile trovare le persone giuste, ma noi dobbiamo, siamo noi protagonisti, siamo noi responsabili. C'è un movimento da fare, ci sono delle cose da fare per far sì che le persone siano contente nel lavorare con noi. Un'altra riassunto di quello che fa Trifi nei confronti delle persone, nei confronti del cliente finale: noi aiutiamo le persone a stare in forma in maniera divertente, ecco perché ci serve la mini class, ecco perché abbiamo deciso di passare dalla palestra, che è un modello invecchiato 10 anni fa. Io mi ricordo che ne scrissi ancora su LinkedIn, c'è una mia buffa presentazione dove spiegavo che con una frase di Seth Godin che diceva: i piccoli saranno i primi, perché avevo già capito che la palestra aveva un modello nella quale le persone non si trovano più bene insieme. E un po' quello che è successo nella distribuzione alimentare, si è passati dalla grande distribuzione all'apertura di piccoli centri specializzati, ok? E il sottotitolo era proprio questo: i piccoli saranno i primi. Ed è adesso dirlo che voglio dire, siamo inondati da centri CrossFit, piccoli centri di allenamento funzionale, piccoli centri personal, è facile, è una banalità. 10 anni fa non lo era, perché non esistevano. Io quando aiutavo le persone a fare questo, andavano in comune e dicevano: voglio aprire un piccolo centro di allenamento. E i dipendenti comunali dicevano: ma che cosa, una palestra? No, non è una palestra. Ah, ma questa no? No, e non sapevano cos'era. Adesso, se vai nella maggior parte dei comuni, esiste già una situazione del genere. Il difficile adesso non è arrivare primi, ma è farle funzionare, perché non tutti funzionano. Quindi aiutiamo le persone a stare in forma in maniera divertente attraverso l'allenamento funzionale di gruppo. Ci si allena insieme per motivarsi a vicenda. La motivazione è molto più facile in un gruppo. Il personal trainer si devasta mentalmente quando deve motivare una persona, il singolo cliente demotivato che ha bisogno di un appoggio mentale, ok? Le persone invece, lavorando insieme con un minimo di spinta da parte degli istruttori, si motivano a vicenda, e quindi rende più efficace, tutto ciò rende più efficace l'allenamento. E anche se i nostri trainer personalizzano ogni singolo esercizio sulle esigenze individuali, grazie a un metodo studiato sulle dinamiche degli sport di squadra. Tutto questo nasce dall'esperienza di Emanuele, che viene dal rugby e ha capito una cosa: che le persone non vogliono essere la signora Maria che va in palestra, vogliono essere degli atleti, hanno il sogno. Perché il CrossFit ha sfondato dal punto di vista dell'immaginario collettivo? Perché le persone si vedono nelle immagini delle ragazze che fanno attività, nelle immagini della Reebok, nelle immagini della Spartan. Cioè, noi vogliamo ispirarci a quelle persone lì, anche se siamo la signora Maria. I tre pilastri della Functional Boutique ve li faccio introdurre da Emanuele, che vi spiega un po' entriamo un po' più nel concreto della Functional Boutique e vediamo su quali pilastri si fonda. Ok, ciao a tutti ragazzi. Allora, prima di parlare, vi sentite, vero? Di questa cosa qui, e ditemi da dove venite, nel senso, chi fa il personal trainer? Alzate la mano, ok,
chi ha un centro, già una functional boutique, ok? Qualcuno è timido, dice sì, o qualcosa di simile. Ok, chi lavora in palestra come istruttore o centro crossfit? Bene. Ok, giusto per avere un'idea, per riuscire a dialogare nel migliore dei modi. E come ha detto Francesco, io sono un po' atipico, non sono nato dentro una palestra. Sono nato all'interno di una società sportiva, vengo dal rugby, ho giocato per anni a rugby, gioco ancora nonostante la vecchiaia. E quindi quando mi sono trovato a lavorare in palestra mi sono trovato un po' a disagio, non mi trovavo troppo d'accordo con quello che era la metodologia, il modo di intendere l'allenamento di quello che era a quei tempi la Globo Gym, dove per Globo Gym, cosa intendo? Intendo la palestra solitamente grande, che al di là della sala pesi offriva corsi, pilates, gag e tutto quello che vi era all'interno. Quindi io un po' anarchico come sempre, arrivavo, magari insegnavo uno squat a una persona, no, non si può perché si fa male, non so se avete vissuto anche voi questa situazione. E quindi piano piano ho deciso nel 2010 di aprire il mio primo centro, ho deciso di aprirlo proprio come centro di PT, quindi classico 101, l'ho aperto con la mia attuale moglie. E dopo un po', come diceva Francesco, mi sono trovato un po' di difficoltà perché non ho dovuto pensare solo all'aspetto tecnico, ma ho dovuto gestire anche altre beghe, passatemi il termine. E prima di andare avanti con la presentazione, volevo fare due esempi veloci. Tutti allenate, ok? Se volete far raggiungere la massima performance a un vostro atleta o a, non so, un vostro personal trainer, su che cosa lavorate di solito? L'aspetto motivazionale. Ok, quindi l'aspetto psicologico, ok, sull'aspetto nutrizionale, poi? Condizionamento. Ragazzi, l'allenamento, quello che in teoria, cioè, sembra una banalità, ok, ma per far raggiungere la massima performance al nostro atleta o far raggiungere gli obiettivi al nostro allievo, lavoriamo su queste cose. E tutti le avete studiate queste cose, ok? Magari qualcuno si appoggia a un nutrizionista perché sulla parte alimentare non è al top, magari qualcuno si appoggia a un motivatore se vede che il soggetto ha problemi particolari dal punto di vista psichico. Cioè, io quando facevo il personal trainer, è uno dei motivi per cui ho smesso, il fatto che mi sembrava di essere, cioè, un raccoglitore di emozioni degli altri. Arrivavano quelli che proprio non ce la potevano fare, 2000 problemi, era più il tempo che passavo a parlare che a allenarli. E quindi, come avete detto, per riuscire a raggiungere la massima performance io devo tenere conto di queste cose. E so che più tengo sotto controllo tutti e tre, il risultato sarà migliore o peggiore? Migliore. Cioè, se lavoro solo sull'allenamento, magari si allena tutti i giorni, poi a casa si mangia 3 tubi di Pringles dopo l'allenamento, il risultato non viene fuori, ok? Quando mi sono ritrovato ad aprire la mia functional boutique, io a quel momento l'ho chiamato studio, perché nella mia testa era, non è una palestra, è qualcosa di diverso, quindi il mio primo centro l'ho chiamato FT, quindi functional training studio. Io cosa ho fatto? Sono tecnico, secondo voi cosa ho pensato? Questo, la parte tecnica. In realtà, per portare avanti una functional boutique, dopo 2 anni che continuavo a fare che cosa? Fare corsi, e studiare le migliori metodologie, e penso, non me la voglio tirare, però ho fatto il primo corso CrossFit nel 2009, in Italia ancora nel 2009 erano pochi le persone che parlavano di CrossFit, io ero andato a fare il corso. Mi rendevo conto che, bene, tecnica, ma seppur stavo crescendo molto tecnicamente, mi mancava qualcosa per portare avanti, che cosa? Il mio centro. Perché? Perché mancavano altri 2 pilastri molto importanti, un po' ve l'ha anticipato Francesco, e questi 2 pilastri sono la parte gestionale e la parte, secondo voi, marketing, ok? In realtà questo non deve far paura. Nel momento in cui decidete di
aprire un vostro centro, visto che oggi parliamo di functional boutique, sono due aree che devono diventare importanti nel vostro allenamento, nel vostro modo di gestire la functional boutique. Perché purtroppo potete essere bravi tecnici, ma se non lo comunichiamo all'esterno attraverso il marketing, la gente dentro la vostra functional boutique non arriva. Potete essere bravi tecnici, ma io più di 7-8 ore a contatto con l'allievo non riesco a stare perché sono veramente distrutto. Quindi devo iniziare a capire chi mi può dare una mano a livello di staff e devo capire a livello numerico se me lo posso permettere, ok? Quindi noi abbiamo la fortuna che siamo abituati a studiare continuamente, a aggiornarsi dal punto di vista tecnico. Io dopo 2 anni dall'apertura, quindi 2010 aperto, dopo 2 anni, 2012, mi ero reso conto che la mia passione non bastava, la realtà non bastava. E secondo me esistono 4 livelli del trainer, ok? Voi adesso sarete intorno al terzo o quarto, secondo me. Il primo è l'appassionato. Mi piace fare sport, mi piace aiutare le persone, ok, inizio a studiare scienze motorie, corsi di formazione, tutto quello che è parte tecnica, c'è entusiasmo e andiamo. Poi c'è il secondo step, che è quello di aspetta, che non è solo una passione, inizio ad allenare l'amico, qualcuno mi inizia a chiedere informazioni, magari mi faccio un part time in palestra, quindi andiamo nel secondo step, inizia a essere un lavoro part time. Terzo step, non so se ci sono passato solo io, anche voi, il terzo step è lavoro full time in una palestra o per un altro trainer, ok? E lì scatta il quarto step. Cosa scatta? Scatta il fatto di dire: cavolo, sono bravo, i miei allievi mi fomentano, no? Cioè, con te, come mi alleno con te? Nessuno. E come mi interfaccio con te, i risultati contenuti con te, ma nel mondo, se apri un centro o se vai via, io ti seguirò ovunque. Mi sta mentendo, ve lo dico di già. Mi mente spudoratamente, non è vero, ok? Però questa scelta vi porta al quarto step di ogni allenatore, che è quello di fare il salto ed aprire una propria azienda, dove per me azienda non vogliatene mai già aprire partita IVA, perché in Italia apro partita IVA uguale bagno di sangue, ok? E quindi apro partita IVA e mi ritrovo in questo contesto. Ho due scelte: o entro nella ruota del criceto, dove continuamente cosa faccio? Quello che diceva prima Francesco, guadagno tanto perché faccio tante ore. Francesco prima è stato ottimista, fate 7-8 ore al giorno, non è vero, in persona ne fa 14. In media 6 giorni alla settimana su 7, o almeno io sono partito dal di lì, ok? Oppure il mio consiglio è: piano piano iniziate a guardare anche questi altri due aspetti, che sono quelli più difficili, perché io sono nato da scienze motorie, non da economia e commercio, ok? Però è uno step che bisogna fare, ok? So che questa introduzione magari può essere banale, ma veramente io fino al 2012, quando non ho iniziato a mettermi in testa che non bastava più essere solo un bravo tecnico, ma i clienti da qualche parte li dovevo andare a prendere, non riuscivo a divertirmi, cioè nel senso non riuscivo ad avere quel riconoscimento personale che mi portava a dire: cavoli, va bene, faccio il tecnico, ma non faccio più 14 ore al giorno, posso permettermi di delegare il lavoro a qualcuno. E quindi la realtà è che se volete avere un'azienda, dove, ripeto, l'azienda può essere la functional boutique o anche essere dei personal trainer e basta, ok? Io ho carissimi amici che da PT hanno aperto comunque attraverso i collaboratori dei centri, ok? E dovete tenere sotto controllo tutte queste cose. Perché? In teoria questa è una slide sbagliata. Se io metto qui la parte tecnica, ok? E non ho il marketing e non ho la gestionale, se questa è una casa rimane in equilibrio, ok? Immaginate che qui ci sia scritto tecnico, ok? Tolgo il marketing, tolgo il gestionale, la casa rimane in equilibrio. Quindi il fatto è che se siete dei bravi trainer comunque lavorate, però la vostra casa non è stabile, ok? Per essere stabile, un po' alla volta, devo aggiungere l'aspetto gestionale e l'aspetto marketing. Sì, c'è una differenza, Manu, che
come dicevo 15 anni fa, se tu lavoravi, qualsiasi attività avessi avuto, non parliamo solo di palestra, nel 15 anni fa se lavoravi significava che in qualche modo guadagnavi. Adesso, mai come adesso, lavorare non è sinonimo di guadagnare, anzi, delle volte è sinonimo di perdita. Quindi, è, come dire, il partenone è sempre più instabile. Anche perché io l'ho vissuto nella mia città, io abito a Cesena, non so se sapete dov'è, vicino a Rimini, siamo 90.000 persone, quest'anno stanno aprendo due centri low cost, che non è tanto il low cost che fa paura, noi siamo in una chat di varie palestre, tutti hanno paura o comunque parlano del fatto che tanto low cost vuol dire che non sono bravi, che ti prendono in giro, che non danno il servizio al cliente. La realtà, secondo me, è un'altra, che quando l'ho detto poi si sono offesi. La realtà è che io ho paura di queste grandi catene che aprono, perché sono strutturate. Perché loro la parte gestionale e la parte marketing ci lavorano. Hanno un metodo. Ci lavorano un metodo. In un primo momento cosa facevano? Ne parlavo ieri con l'amico Marcello Toscano, che oggi è qui a fare lezione alle 3:30. In un primo momento i tecnici, ok, piglio su quello che c'è. Ora hanno capito che se mettono dentro anche dei tecnici di qualità, l'azienda funziona ancora meglio. Quindi, il gestionale ce l'hanno, il marketing ce l'hanno e hanno anche soldi da poter spendere nel marketing, cosa che noi inizialmente non abbiamo quando abbiamo una piccola functional boutique, arrivano forti. E l'Europa ce lo sta già dicendo. Il fatto di partire dai numeri è proprio perché ci aiuta ad avere un quadro più complessivo. Ok? Quindi, questi tre aspetti sono sicuramente molto 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 importanti, ok? Li vediamo velocemente cosa vuol dire pilastro gestionale, pilastro marketing e pilastro tecnico. E pilastro gestionale vuol dire fare i conti con i numeri, quindi iniziare a capire numericamente se il centro funziona, ok? E con lo staff. Io quando sono partito eravamo io, mia moglie e la sorella di mia moglie. Facevamo 7-21 tutti i giorni dividendoci noi tre le lezioni, adesso siamo arrivati a 13 persone in staff su tre centri. Ok, adesso ne aprirà un quarto, quindi arriveremo a 15. E lo staff, velocemente, perché non vi voglio portare via tempo, nessuna attività può sostenersi senza le persone giuste, e questo è stato il primo step contro cui ho dovuto sbattere. Considerate che tutto quello che scrivo qui, io l'ho sbagliato 8 anni fa. Prima persona che ho preso l'amico, subito, dopo 2 mesi, mi ha lasciato a piedi. Bruciore che non vi dico. Ok, io sono un po' grezzo, vi chiedo scusa. E quindi con lo staff ho avuto grossissimi problemi inizialmente. E la vita stessa è retta da rapporti, il lavoro è lo scenario in cui è importante dover gestire il componente in modo ottimale. Cosa vuol dire? Al lavoro, ragazzi, minimo ci stiamo 8 ore. Pensate se all'interno avete messo, passatemi il termine, un sabotatore della vostra azienda che di fronte dice delle cose e da dietro ne dice altre. E qui faccio un passo indietro sulla delega. Provate e sul fatto di avere un metodo, l'importanza di un metodo e dedicare tempo al vostro metodo. Se io mi trovo in difficoltà, magari il mio socio con cui ho aperto se ne va e io decido di tenere aperta la palestra, ho bisogno di una persona nuova che venga a aiutarmi, ok? E durante le nostre consulenze la domanda che ci viene fatta solitamente è: ma come selezionate il trainer? Cioè, prendete il più bravo sul mercato o ne prendete uno a caso? Solitamente uno dice no, prendo il più bravo sul mercato, magari ha già un pacchetto clienti, magari non gli devi insegnare niente e quindi me lo porto subito in casa. Il problema è che magari ha un modo di lavorare, un modo di intendere l'allenamento completamente diverso dal vostro. E vado sempre sul pratico. E magari c'è quello che crede molto di più nel lavoro simile CrossFit e magari c'è quello che crede molto di più nel lavoro che si avvicina al posturale. Ok, adesso ho preso un po' gli estremi. Provate a pensare, io sono simil CrossFit,
Nome? Michele. Michele è simil posturale, lavoriamo insieme, magari delle volte dobbiamo per esigenze lavorative invertire i nostri allievi, cioè guarda, vai da Michele, tanto lavora come me, o il mio cliente va da Michele, no, non lavora come te. E quindi siete sempre legati al fatto di stare in palestra perché la gente si vuole allenare solo esclusivamente con voi. O con Michele, perché può capitare che certe categorie di clienti vogliono l'altra persona. Quindi bisogna che un minimo, un metodo, delle linee guida, un vostro modo di lavorare ci sia. E che la persona che entra all'interno del vostro staff le condivida. Ok? Poi ognuno ha una sua personalità, un suo modo di lavorare, un suo modo di essere diverso, che al cliente finale può piacere maggiormente o no, però deve esserci comunque una comunicazione uguale per tutti, ok? Un modo di risolvere il problema al cliente uguale. Se vuoi avere ore libere devi avere qualcuno che ti aiuta, se no siamo chiusi sempre dentro la palestra. Le cose più difficili: trovare le persone giuste, formarle in modo che la qualità del lavoro tecnico sia sempre elevato, fare in modo che non se ne vadano, ok? Anche queste sono in linea. Prima dobbiamo trovare quelle giuste, poi le dobbiamo formare, poi dobbiamo essere bravi noi a fare in modo che non scappino via. Ok? E la cosa importante è che se riuscite a creare questo sistema in maniera efficace, cioè che veramente il vostro allievo sia l'estensione, il vostro dipendente sia l'estensione di voi, riuscite ad avere un incasso indipendente dalla vostra presenza. Potete permettervi di non essere 14 ore al giorno dentro la struttura. Quindi è una cosa che si riesce a fare, bisogna lavorarci. Come si fa a creare un sistema efficace? Questo è quello che spieghiamo all'interno dei nostri corsi, attraverso un programma tecnico, quindi un programma dove ci siano magari gli esercizi che solitamente utilizzati, il modo che avete di correggerli, il modo che avete di proporli, uguale per tutti. Un posizionamento, e adesso su questo c'ho altro tempo? Sì, io vado due minuti sul posizionamento di uso e il marketing. E ma possiamo andare veloci nelle slide? Sì, sì, sì. Allora, posizionamento, ragazzi, vi faccio un esempio classico, perché prima guardandovi dal di là, quando Francesco ha detto il passato erano le palestre, il presente sono i personal training, il futuro le mini class, qualcuno un attimo ha drizzato le orecchie, ma vi spiego perché secondo noi è questo. E parte da un concetto che è un po' complesso inizialmente da capire, ma veramente è importante, ovvero il concetto di posizionamento, cioè in che modo vi distinguete dagli altri. Adesso non abbiamo tempo, ma chi è che fa il personal trainer? Alzi la mano. Voglio fare un test. E nome, posso chiedertelo? Stefano. Stefano, ok. Stefano, dimmi cosa fai tu come personal trainer? Alleno singoli e gruppi. Ok, alleno singoli e gruppi. Particolari? Cioè, con esigenze particolari o comunque... Allora, generalmente dimagrimento. Generalmente dimagrimento. Ok, chi è che aveva alzato la mano? Ok, ti chiedo il nome? Uguale. Michele. Stefano. Anche dietro il terzo Michele, così ho fatto il pilota. Ah no, Stefano, scusami. Vai Stefano. Allora, io mi appoggio in un centro di fisioterapia. Ok. E quindi ho problematiche leggermente diverse. Praticamente chi fa fisioterapia, quindi diciamo anziani, gente con problematiche. E poi c'è il gruppo comunque dove lavori in modo classico con personal trainer sull'allenamento classico. Ok, qualche altro personal trainer? Qua. Andrea, te ti conosco, non ti faccio parlare, sono cattivo. Lavoro su... Nome? Sgroi, Sebastiano. Sebastiano, ok. Lavoro su performance per le OCR. Ok, quindi Sparta Base. Sì. Ok. Lavori solo su quello? Sarebbe funzionale il corso, quindi lavoro... Sì, solo di nicchia. Quindi. Ok. Avete visto che tutti fanno il personal, ma un qualcosa di diverso ce l'hanno. Poi se andiamo ad analizzare ancora più nel profondo, so che sarà un bagno di sangue, però mi fermo qui. Come vi vendete fuori? L'esperto in qualcosa o comunque... Lavoro in un grande centro, io non ho questa necessità. Ok, perché te li mandano loro i clienti? No, vado io personalmente dai clienti. Ok, e se domani il centro chiude? Speriamo non chiude. Ok, questo è creare... No, è creare il partenone che vi dicevo prima,
questo momento, se domani il centro chiude, Stefano, giusto? Sì. Stefano ci dovrà pensare. Ok? E magari non sta comunicando fuori che lui è l'esperto sul dimagrimento. Ok? L'altro Stefano... sono messo uguale, i clienti me li mandano gli altri, se domani il fisioterapista si stufa e trova uno più bravo di lui o più economico, lo manda via. Ok, quindi in giro magari non lo sanno che lui è bravo nel recupero fisico. Sebastiano? No, io utilizzo social più delle app, diciamo, che danno dei servizi di allenamento personal, quindi okay. Dalle app arrivano i clienti oppure tramite i canali social. Vedete che a mano che si va più nello specifico possono venire fuori maggiori o minori problemi. Quando noi come Trifit abbiamo deciso di posizionarci, abbiamo fatto un lavoro un po' grande. Quindi cosa abbiamo detto? Abbiamo qui le Globo Gym. Qual è la particolarità delle Globo Gym? Delle palestre classiche. Tanta gente, ok, poi tanti servizi, staff numeroso, poi staff numeroso, staff numeroso, sì, dipende un po', altro, nella mia testa, economico, ok, ragazzi, con 38 euro al mese a cliente o riempite la palestra o non si campa. L'altra cosa che viene in mente a me, poco personalizzato. Ok? Cioè, tutti quelli che vengono in palestra da me si lamentano del fatto che non mi segue nessuno. Tant'è che cos'è nato dopo? È nato il servizio di personal trainer. Giusto? È un servizio molto più costoso, ok? Se qui con 38 euro ci fanno un mese, qua con 38 euro ci fanno una lezione, ok? Quindi costoso. Quando parlo di PT, cosa vi viene in mente? Personalizzazione, quindi altissima personalizzazione. Poi? Allora, a me non mi viene, cioè motivazione è quella che gli devo dare io, quindi a me da trainer mi viene in mente beghe, nel senso che dovete risolvere problemi soprattutto anche dal punto di vista psicologico, perché nel PT sono tre solitamente i livelli del cliente che arrivano, o quelli pieni di soldi, ok, o quelli che hanno un obiettivo specifico da riuscire a portare avanti in un breve tempo, devo dimagrire perché mi devo sposare, devo recuperare da un infortunio, ok? Oppure ci sono quelli che hanno bisogno di farsi seguire perché sennò non fanno niente, come diceva giustamente, posso chiedere il nome? Savino, come diceva Savino, ok? Quindi dal punto di vista psicologico. Altro mi viene in mente? Qualcuno, Stefano mi diceva fidelizzazione, è semplice o difficile mantenere fidelizzato un personal? Facile? Dipende quali dei tre clienti avete. Se avete quello con i soldi è abbastanza semplice perché non ha problemi. Se avete quello che ha un obiettivo specifico raggiunto, poi magari ha bisogno di passare, scommetto, in mini class. Sì, oppure passa direttamente alla palestra. E soprattutto una cosa, magari mi sbaglio, visto io, il personal fa fatica a parlare in giro di voi. Cioè è difficile che un PT porti il proprio amico, perché è una cosa un po' intima spesso, invece nelle mini class magari questo succede un po' di più. Quindi tutta questa pippa infinita è per dirvi che nel mercato a un certo punto, dal nostro punto di vista, c'era un buco. Ed era questo. Ovvero la creazione di mini class di personal training, quello che abbiamo fatto col Trifit. Trovare un qualcosa, ed è per quello che mi sono ricondotto un attimo alla slide di prima, che sennò così era un po' fredda e magari non riuscivate a capire immediatamente. Il fatto che mancava un servizio che si posizionasse nel mezzo, un servizio che fosse ad un prezzo a metà, tra i 40 euro a seduta
e 40 euro al mese. Ok? Di solito le mini class vanno dai 10 ai 15 euro, qualcosina di più se sono mini class molto ristrette. Ok? Quindi, con un costo medio, con un livello di personalizzazione che si mette a metà. Ok? Ma secondo voi qui che tipi di clienti arriveranno? Arriveranno quelli che a un certo punto hanno imparato nel migliore dei modi l'esercizio, hanno capito bene l'importanza del PT, non vogliono portare avanti il PT perché ormai si sentono arrivati, ma la mini class la gradiscono e riescono, si rendono conto del valore aggiunto che ha rispetto a dover finire qua nelle Glavo G. E da sotto chi è che arriva? Tutti quelli che non sono contenti del fatto che non sono seguiti, ma neanche vogliono o hanno la possibilità di spendere per un servizio di PT sul lungo periodo. Questo è il lavoro di posizionamento che abbiamo fatto negli ultimi 6 anni con Trifit. Questo è il motivo per cui io credo, io come Francesco, comunque come centro Trifit, crediamo che veramente il futuro sia nelle mini class, ma al punto di mandare via quelli che ci chiedono di fare il PT o con dirgli: guardi, vieni, provi la mini class senza impegno e poi vedi se è quello che stavi cercando, e rimangono qui. Perché poi dopo inizia il terzo step, che è quello forse un po' più complicato, che è veramente, l'altro giorno ho fatto una diretta, un webinar con l'amico Alberto Borghese di Socialty, e c'è stata fatta una domanda in diretta e ci è stato chiesto: ma secondo voi qual è il futuro del fitness? Dove sta andando il fitness? Quali sono le novità? Ragazzi, per me le novità sono poche, ma magari spero che non venga registrato quello che dico adesso. Viene registrato. Viene registrato fra sabato. Sebastiano, tu, se sabato tu. E credo che veramente le tre parole che porteranno a veramente a differenziarsi e a emergere nel mercato del fitness siano tre. E se voi siete personal già lo state facendo. E le parole sono: il servizio che date deve essere un servizio di qualità, ok? La gente cerca il servizio. Più il servizio è di qualità alta, più la gente è disposta anche a pagare, e quindi vi togliete dal bagno di sangue della guerra del prezzo. Il secondo è l'esperienza. È l'esperienza che le persone vivono nel momento in cui si allenano, ok? Se volete fare il PT, lavorate in uno scantinato, non se ne voglia nessuno, sono partito anche io dal di lì, però non è un'esperienza di qualità, ok? Devono vivere veramente un'esperienza incredibile, che sia un allenamento CrossFit, che sia un obstacle race da dover fare, qualsiasi cosa. Il terzo è la community. Questo ce l'insegna lo Spartan, questo ce l'insegna lo CrossFit, questo ce l'insegna il fatto stesso di chi di voi l'ha provato a lavorare in mini class, ok? Mini class, riuscite a creare questo, ragazzi, funziona, non vi voglio prendere in giro. È chiaro che c'è un lavoro enorme dietro, quello che adesso vi faremo una carrellata veloce, perché il primo step in cui ci troviamo in difficoltà nel momento in cui facciamo delle consulenze è proprio questo. La vision, cioè quello che vede la persona che apre una functional boutique o apre un piccolo centro. Se non avete ben chiaro quello che è la gestione, quello che è il posizionamento, quello con cui volete lavorare, poi dopo rischiate di fare una cosa pericolosissima: creare una micro globo gym, cioè aprire una palestra dove fate tutto. Dove fate il Pilates, dove fate il posturale, dove fa il funzionale, dove vado a fare le obstacle race, dove metto di tutto, vi incasinate, non riuscite a stare più dietro niente, non capite economicamente da dove arriva la gente, non capite qual è il vostro cliente ideale, che è quel cliente che apre il portafoglio senza farvi problemi. Io scommetto, e se ve lo chiedo la risposta la so già, che ognuno di voi ha quel cliente che non ha mai rotto le scatole. Ogni volta che è il momento di pagare, paga senza problemi. Ogni volta che non arriva mai in ritardo, non salta mai un appuntamento, l'avete. Bene. Dovete replicare quel tipo di cliente lì.
e non quello che salta sempre l'appuntamento, gli dice guardami che se salti perdi la lezione per l'assegno e vi rompe le scatole, no dai è stato solo una volta, invece sarà quotidiano, ok? C'è tutto un lavoro da fare che parte da questo qua. Posso dire un segreto, certo, che vale il prezzo del biglietto FIA? Speriamo. Quante persone, quanti centri ci sono che fanno lavoro di mini class? Ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti in giro, cioè non è più una novità, non è più la cosa eclatante che... Ma quanti fanno mini class e all'interno del centro parlano di PT, però fanno anche Pilates, fanno anche altre cose? E qui l'errore. Se si fa mini class, si comunica mini class. Questo vuol dire essere posizionati nel mercato. E questo è il consiglio che sposta il far funzionare un centro di allenamento funzionale, non farlo funzionare. Ho visto dei volantini di piccoli centri che sembravano volantini di palestre Globo Gym. E la gente cosa capisce? Come farà andare a specificatamente a servirsi di questo servizio se gli spieghiamo che siamo delle piccole palestre? Questo è l'errore più grande che si può fare per un piccolo centro. Questo secondo me è una cosa che vale. Ok, per farvi capire questo vado avanti un po' veloce. E abbiamo parlato di gestione, abbiamo parlato di marketing. Che cos'è il marketing? È il modo in cui comunicate il vostro posizionamento all'esterno con diversi canali, ok? Nella gestione dovete avere chi vi fa il marketing, chi gestisce gli appuntamenti, chi gestisce i collaboratori e tutto il resto. Commercialista, andiamo avanti veloce, l'importanza dei numeri, di avere un business model, e come se state aprendo, avete già aperto un centro, come gestire un business model, quindi questo lo metto perché per dire quando si apre un centro sono le cose che servono, cioè che bisogna sapere, e molti non le sanno mettere in fila, ok? Ma questa qui è la fotografia di quello che serve per aprire un centro. Poi è chiaro che il business model non è semplicemente questo, ma che è fatto da altro, e vi deve aiutare anche un commercialista o un consulente che vi metta insieme questo elenco di spese e di costi nell'arco triennale, e che vi faccia capire e vi faccia una fotografia con i numeri del vostro centro per i prossimi 3 anni. Qui vi indicavo stipendio titolare, ragazzi, nel business plan ci va, perché sennò è un bagno di sangue. Ah sì, quello che rimane me lo tengo in tasca. No, dobbiamo capire anche quanto vogliamo guadagnare, perché aprite un'azienda, c'è il rischio di impresa. Okay. Kiyosaki diceva, primo paga te stesso. Siete imprenditori, però se lavorate dentro il centro dovete darvi lo stipendio e deve venire fuori dal lavoro che fate. Ok, andiamo avanti veloce. Questi qui sono le varie modi di poter aprire una società. Siccome mancano veramente pochi minuti, andiamo. Vai pure, vai. Ok, parte marketing velocemente, il posizionamento riguarda il modo in cui un prodotto o un servizio trova collocazione nella mente del cliente, ok? Ho scelto questo perché voglio prendere questo tipo di clientela. Come lo comunico? Vai pure fra. Lo comunico attraverso diversi canali. I canali possono essere di diverso tipo. Anche qui vado avanti. Ok, sì. Questo è quello che vi dicevo prima, il cliente, qual è l'importanza di quello che ho detto prima, il vostro cliente tipo, quello a cui risolvete il problema, quello che è disposto a pagare in ogni momento. Anche un piccolo segreto, perché andiamo avanti velocemente, i clienti non si subiscono, si scelgono prima di aprire l'attività, dovete decidere prima a che tipo di cliente vi rivolgete, altrimenti la vostra comunicazione di quello che fate, l'esperimento che ha fatto Emanuele su voi due o tre, è questo: dovete essere specifici rivolgendovi al cliente che volete nel modo in cui fate le cose. Esatto. Ok, vai. Questo è velocemente come in quanti modi potete comunicare col vostro futuro cliente, quindi abbiamo lavori, possibilità di comunicarlo online, quindi attraverso i social, sito internet, e email marketing, YouTube, oppure all'esterno attraverso eventi, farming, cioè volantinaggio, joint venture, collaborazione magari con un fisioterapista. Questo è quello che facciamo con Trifin. Fagli vedere quello di primo.
Quello che vi dicevo prima di creare l'esperienza, ok, vi faccio vedere nello specifico cosa abbiamo fatto noi. Creare l'esperienza vuol dire creare tutta una serie di contenuti, ok? Quindi, nonostante la quarantena, abbiamo utilizzato la quarantena per creare un canale e non abbandonare i nostri allievi, un canale che ha raggiunto 5.600 persone durante il Covid e che attualmente sta continuando a dare un servizio di 3 allenamenti a settimana attraverso allenamenti live sul nostro canale, dove dentro il nostro canale parliamo dei nostri 4 centri, queste vecchie perché fra 2 settimane apriamo il quarto a Cesena, parliamo dei nostri associati, pubblichiamo il nostro magazine, a ottobre uscirà il secondo numero, dove all'interno chi ci scrive? Ci scrivono tutti gli istruttori che fanno parte dei centri Trifit. Quindi diamo motivazione, creiamo esperienza anche per i trainer, scusate, non mi arrivavo. Sì, diciamo che la parte che interessa in questo speech è la parte blu, che è quello che fa Trifit nei confronti del cliente finale. Abbiamo scritto libri, ok? La parte rossa invece è quello che riguarda la parte business, cioè i trainer che vogliono fare che cosa? Vogliono iniziare a parlare come si deve di mini class, vogliono capire come a livello marketing emergere all'interno del mercato, perché quelli che sono poi i corsi che abbiamo creato all'interno del nostro processo, vai pure fa. Questa andava per prima. Puoi avere il miglior marketing del mondo, puoi essere il miglior gestore di palestra che vuoi, se tecnicamente sei un cane, chiudi. Ok? Quindi, cioè, io vi ho parlato di tutto il resto, ma ragazzi, se non sapete fare il vostro lavoro, questa la ometto perché se siete qui so già che questo lo sapete fare, siete già di training. Ok? Avere per creare del modere, intendere l'allenamento e il posizionamento, l'importanza di scegliere la location, di scegliere l'attrezzatura. Oggi siamo con Xenius apposta e tutto il resto. Io andrei direttamente all'ultima slide. Andiamo all'ultima slide. Perché come al solito poi io mi dilungo. E l'ultima slide prima di chiudere è questo. Questo qui sono le prossime date dei corsi di formazione che facciamo con Trifit e Xenius. Sono le date divise in una parte management e non marketing, management perché parliamo sia di marketing che di gestione dell'azienda, ok? Sia in ambito functional boutique, sia anche in ambito futura apertura, sia anche in ambito personal training. Non è vi devo vendere il fatto che dovete aprire un centro di mini class, ma è proprio lavorare su quello che è il vostro posizionamento, capire chi è il vostro cliente, capire quella che è la vostra mission, capire il modo migliore per vendervi all'esterno. L'altro invece è un modulo tecnico dove non parliamo di come si fa l'esercizio, ma parliamo nello specifico di come poter gestire nel migliore dei modi. Se siete interessati, vi invito a venire al desk. E il mio impegno sarà che nella presentazione di Trifit magari andremo avanti negli argomenti che qua hanno. Esatto, non siamo riusciti non siamo riusciti a concludere. Perché Francesco sarà qui alle 12. Alle 12.45. 12.45. Vi ringrazio davvero. Tutti quelli che sono qui presenti possono andare sempre al desk a ritirare, se non ce l'hanno già, questo libricino qui in omaggio legato ai concetti che abbiamo visto e alla filosofia di. Grazie mille. Grazie mille, ragazzi.